su Facebook ho visto che mi ha scritto un signore che mi dice che molti svizzeri che erano in Italia si lamentavano del costo della vita. Svizzeri che sono venuti, penso presumibilmente in vacanza, poi bisogna vedere se sono svizzeri doc o gente con l'auto targata svizzera. Comunque ti posso parlare scevro da ogni problema, io ti faccio tranquillamente un raffronto fra il costo della vita in Svizzera, in Ticino e l'Italia. Facciamo un confronto fra il Ticino, che è la parte più vicina alla Svizzera italiana, perché poi in Svizzera tedesca effettivamente il costo della vita è più alto che non in Ticino, e anche se le paghe sono più alte. Allora, io ti dico che oggi come oggi in Italia io ho visto in Lombardia, io parlo della Lombardia, non solo della Lombardia, l'altro giorno sono stato in Veneto, è aumentato tutto, è aumentato tutto, sono aumentato, è aumentato tutto, in particolare nei supermercati, c'è stato un aumento anche di molte persone, anche dove vado in pausa pranzo hanno aumentato di 2 euro, molti ristoranti hanno aumentato, non sto dicendo che hanno aumentato tutti, però anche al sud Italia mi dicono che in alcune situazioni comunque i prezzi sono aumentati, ovviamente non sono aumentati gli stipendi già da fame che ci sono in Italia. Allora, io ti dico che oggi dal Canton Ticino venire a fare la spesa, tenendo presente che paghi anche la benzina, eccetera, eccetera, anche lo sbattimento, a meno che sei proprio sul confine, proprio lì a 3 km, 4 km, se sei già in Alto Ticino non ti conviene, ma non c'è più quella convenienza. Se sì, ci sono ancora qualche prodotto, la carne, alcune cose che poi non la puoi portare più di tot in Svizzera, comunque non c'è più questo divario di prezzi. I prodotti generici ci sono, se tu vai alla Lidl o vai comunque a Risparmio Casa, sono più o meno come in Italia. Sto parlando di tutti i prodotti, da Listerine ai saponi, ai dentifrici, a tutto quello che è legato al mondo. In alcuni casi c'è un po' più di risparmio, ripeto, su carne, pesce, compagnia varia, sul vino, ma per esempio molti altri prodotti, secondo me, non c'è così tanta differenza. Anzi, in alcuni casi costa di meno alcuni prodotti, per esempio in Svizzera. Quindi sì, c'è ancora un filo di risparmio. La benzina costa di meno, le autostrade le paghi 35 euro tutto l'anno. Sono andato l'altro giorno a Verona, ho pagato 10 euro di pedaggio solo da poco dopo Milano fino a Verona Nord, e quindi 20 euro andare a tornare, una cosa allucinante. L'Italia ha un costo della vita assurdo, se pensi che a Lugano Centro con i parcheggi riscaldati paghi 2 franchi all'ora, 1,80 euro. L'ultima volta sono andato in centro a Milano, ho pagato per 2 ore e un quarto 12 euro di parcheggio. La vita in Italia costa tantissimo, in particolare al nord, costa un po' di meno al sud, ma c'è gente che prende stipendi da 2 euro all'ora, 3 euro all'ora anche in nero. Cioè, in Svizzera gli stipendi sono da 25 franchi all'ora, cioè stiamo parlando di 12 volte in più rispetto a questi stipendi. Mediamente gli stipendi in Svizzera sono almeno il triplo rispetto lì alla Lombardia, e quindi con un costo della vita che io ve lo ripeto, io per il vestiario è molto più conveniente in Svizzera, per l'elettronica, perché c'è un'IVA ribassata, adesso non mi ricordo più se è all'8% dovrebbe essere. Mangiare costa un po' di meno in Italia, qui in Lombardia, però in Svizzera, se conosci i posti, non spendi poi più di tanto in rapporto, non paghi 3 volte. Alcune volte paghi, l'ultima volta sono stato a Locarno, ho trovato una trattoria con prezzi italiani. Ci sono tanti posti in Svizzera che costa un po' di più rispetto a Milano, ma qualcosina in più, niente di che. Quindi diciamo che il costo della vita, se lo prendo a 360 gradi, è vero, in Svizzera costa la cassa malattia per la malattia, però c'è da dire che il giorno dopo ti danno l'appuntamento. Non è come in Italia che te lo danno dopo un anno e devi andare sempre privato. E costano un po' di più gli affitti, dipende dove, perché se vai a Milano non è che te li regalano gli affitti. Allora, fondamentalmente io
penso che, penso, non è che penso, oggettivamente, la vita in Canton Ticino costa una volta e mezzo in più rispetto alla Lombardia, se preso a 360 gradi, non costa il doppio, costa una volta e mezzo in più sicuramente. Certo, la cosa migliore è fare il frontaliere, come quelli che abitano a Porlezza, quelle zone lì, stanno in Italia, vengono a fare, a lavorare in Svizzera. Abbiamo circa 70.000 frontalieri al giorno che vengono in Svizzera, però oggi dalla Svizzera non c'è più tanta convenienza a venire in Italia a fare la spesa, assolutamente. È aumentato troppo e tutto in Italia. Poi per le vacanze non ne parliamo, cioè per uno che sta in Lombardia costa molto di meno pigliare, andarsene in Croazia, andarsene in Spagna, andarsene in Grecia, eccetera, eccetera. L'Italia è un paese ricco, ok, ricco, ricco nel senso che ci sono i ricchi, con milioni di poveri, con tanti poveri, con stipendi da vomito. Abbiamo quanti poveri in Italia? Povertà assoluta, dicono 1,5 milioni, 10 milioni di poveri, comunque troppo caro. Sta diventando come un paese dell'est, un paese balcanico dove gli stipendi fanno pena e il costo della vita è alto. Il costo della vita continua a aumentare, ovviamente per i politici italiani il costo della vita è alta, i prezzi che stanno aumentando, gli stipendi da vomito non sono un problema, lo cazzo ne frega, sono giù in Parlamento, guadagnano più di 10.000 euro al mese tutto spesato, quindi mettetevi nei loro panni, che problemi hanno? Cioè l'ultimo dei problemi, c'è gente che è lì in politica da 15, 20, 25 anni, poi si presentano come se sono lì da domani mattina, quindi pensate a sta gente che da 20 anni che è lì, anche gente da 30 anni, che pigliano queste migliaia di euro, c'è gente che è entrata in Parlamento, che aveva 40 anni, adesso ce n'hanno 80, sono ancora lì. E quindi per loro non è assolutamente un problema il costo della vita dell'italiano, anzi l'italiano continua a rivotarli, quindi dov'è il problema? Io parlo di tutti, parlo perché ormai a livello politico ormai vabbè, stendiamo un velo pietoso, vabbè. Quindi il costo della vita è una volta e mezzo, sì, rispetto comunque alla Lombardia, comunque con stipendi che sono molto più alti, però ripeto, anche in Svizzera ci sono problemi. Anche in Svizzera non è facile trovare lavoro, anche in Svizzera c'è molta disoccupazione, ok? C'è molta disoccupazione e non è facile. Certo che se tu hai professionalità trovi lavoro dappertutto, lo trovi in Lombardia, lo trovi negli Stati Uniti d'America, lo trovi in Germania, lo trovi in Inghilterra, lo trovi dappertutto. Se sei una persona capace, il lavoro lo trovano e non hai difficoltà. Dipende sempre da quello che tu sai fare. Cioè, se hai un certo tipo di lavoro, sicuramente lavoro lo trovi. Però l'altro giorno, per esempio, mi scriveva uno che era saldatore, mi diceva: sto cercando lavoro qui in Svizzera, saldatore. Scusa, ma il lavoro tu lo cerchi a 15 d'agosto? Cioè, ma dove hai l'intelligenza? E poi per cercare lavoro comunque devi essere o vicino o comunque residente, o comunque vicino. Non puoi cercare lavoro se stai a Vicenza, per modo di dire, o se stai a Canicattì, o se stai a Piacenza. Per cercare lavoro in Svizzera devi avere professionalità. Comunque nessuno ti regala niente, anche qui in Svizzera ci sono i problemi, c'è tutto, così come ci sono i problemi in Lombardia, eccetera, eccetera. Il costo della vita in Svizzera è alto, ok? Sto parlando della Svizzera italiana, poi molto più alto in Svizzera tedesca, però con stipendi più alti. Il costo della vita in Svizzera è alto, però gli stipendi sono molto più alti, è proporzionato comunque agli stipendi. Ok, in alcuni casi ci sono delle situazioni che sono più care rispetto all'Italia, ok, hai tante cose che sono meno care, i prodotti di importazione, il caffè lo paghi mediamente attorno a 2 franchi, 2 franchi e 20, più o meno paghi sempre così, quindi attorno all'€1,80 lo paghi un po' di più rispetto all'Italia, ci sono cose che paghi un po' di più, ci sono cose che paghi un po' di meno, la benzina la paghi un po' di meno, l'autostrada praticamente non la paghi perché paghi 35 € di bollino tutto l'anno, quindi è praticamente gratuita. Tante situazioni, se vai nei supermercati svizzeri, al Migros, alla Denner, trovi tanti prodotti che dal
costano anche di meno rispetto all'Italia, ottimi prodotti, yogurt, compagnia varia. Alcune cose costano di più, mediamente siamo a 1,5, sì, più o meno il rapporto è quello. E quindi l'Italia, io parlo della Lombardia, quindi il raffronto, non è un posto dove la vita costa poco. Se faccio il raffronto che in Lombardia, Milano, quelle zone costa poco meno rispetto alla Svizzera, con stipendi da vomito, da fame, io non capisco come la gente in Italia possa sopravvivere con questi stipendi da fame. Cioè, ma poi l'obiettivo è proprio questo, è quello di eliminare la classe media, avere gente che non viaggia, gente che non vive, gente più controllabile, eccetera, eccetera. Quindi questo qui è il raffronto oggettivo della situazione. Ok? Un abbraccio, ragazzi.